Salve a tutti e ben ritrovati qua dall'Orde dei Mura per un nuovo gameplay in zone. Questa volta ritorniamo sulla prima PlayStation. Parliamo di un gioco che è diventato leggendario anche per un fattore fisico e collezionistico, ovvero un gioco che ha fatto parlare tanto di sé per il fatto che sia relativamente introvabile da appunto recuperare in maniera fisica e che vale veramente tanti soldoni. Come sempre c'è la nostra sigla. Come sempre, prima del gameplay c'è sempre la nostra sigla tematica e poi faremo il nostro hands-on gameplay, ovvero i primi minuti di Roll Away, chiamato anche Cool Award. Eccoci qua nel menu di apertura di Roll Away, ovvero Cool Award, un puzzle game in questo luogo fantomatico inventato appunto, dove appunto siamo un pallone che deve risolvere degli enigmi per completare il livello. Andiamo a farne un paio giusto appunto per spizzicare il tema. Andiamo appunto a fare il nostro arcade. Ecco qua, questa è la struttura completamente in 3D, ancora oggi veramente anche bello da vedere, nonostante sia per PlayStation 1, dove appunto abbiamo un tot di tempo per cercare di completare il nostro livello e arrivare alla fine. Ne facciamo giusto qualcuno per spizzicare. Oh, e tra l'altro appunto si può cambiare anche la prospettiva, la cosa a me faceva venire le vertigini perché io soffro appunto d'altezza. Molto bene, bisogna sempre muoversi, avere uno scalo. Perfetto, in realtà ho ottenuto la chiave per finire il livello, ma noi facciamo un po' di completismo al volo. Ottenendo appunto le frutte di volta in volta nei vari livelli ci permette appunto di fare punteggio. Bisogna fare così per forza e poi andare di qua. Molto bene. Eccoci qua, adesso iniziano a cambiare le cose. Ho trovato la zucca, come vedete la prospettiva cambia del livello e dopo le cose ovviamente si complicano. E come sempre, se vorreste appunto la serie sul canale, basta dirlo sotto nei commenti che la faccio molto volentieri perché è un gioco davvero molto interessante. Facciamo il nostro ultimo livello, giusto in questo piccolo hands-on, dove appunto abbiamo anche le spine che possono distruggere il nostro pallone. Eccolo qua, per fortuna l'abbiamo superato, bisogna sempre avere uno scattino. Ecco qua che otteniamo la chiave. Ah, a quanto pare ce ne servono due per concludere il livello. Una era di qua, molto bene. Perfetto, saltiamo e completiamo. No, siamo caduti nel nulla, peccato. Tocca rifarlo, assolutamente sì, per completare almeno questo livello. Una volta che appunto si perde una vita, bisogna rifarlo completamente da zero. Ok. Più o meno abbiamo capito com'è effettivamente il mood del livello, è molto semplice. Il completismo possiamo accennarlo perché comunque è un po' difficile, ma se giriamo così ce la facciamo, purtroppo non di qua. E adesso dobbiamo fare una manovra molto pericolosa. Dovremmo cercare di saltare subito. Mamma mia pelo, mamma mia pelo. Perfetto. Torniamo indietro così. Perfetto. Così. E poi completiamo il nostro livello. No! È stata distrutta la palla, non ci avevo fatto minimamente caso. Ok, cerchiamo di farlo in velocità per concludere. Tanto bene o male avevamo ottenuto tutto. Ah, anche la banana viene resettata, mannaggia la miseria. Non ci perdiamo troppo tempo in chiacchiere perché giustamente è un endzone e non voglio che dura troppo perché potrebbe ammorbare. E questo appunto era Cool Award, una piccola retrospettiva su questo puzzle game davvero molto interessante, questo endzone. Se vorreste la serie scrivetelo sotto nei commenti. Spero che il gioco vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate. Come vedete già di volta in volta i livelli iniziano a diventare difficili, cambiano prospettiva e le cose da fare. Grazie a tutti della visione, ci sentiamo a un prossimo gameplay hands on.